Dopo la mia breve carriera di calciatore, cui mi sono fatto male a un ginocchio, ho smesso di giocare a calcio e mi sono inoltrato dentro le palestre per fare un potenziamento muscolare al quadricipite sinistro e non ho più smesso, sono andato a fare le gare bodybuilding. È un grandissimo sacrificio a livello di allenamento e alimentazione. In pratica questo poi mi è diventato uno stile di vita perché devi stare in alimentazione corretta tutto l'anno, sicché non puoi fare grossi sgarri, rinunce, le cene con gli amici, rinunciare a fare le serate in discoteca, mangiare bene, allenamento e riposo, la vita da atleta. Quest'anno, cioè nel 2017, ho partecipato a campionati mondiali di bodybuilding, natural bodybuilding, della WNBF, federazione, una delle maggiori federazioni americane che ora praticano natural bodybuilding. Il 18 novembre siamo andati là con la nazionale NBFI, che sarebbe la federazione natural bodybuilding italiana, di Figlini Valdarno dell'Olympian Gym. E niente, ho partecipato al mondiale categoria leggeri e mi sono piazzato nel top 10 facendo il decimo posto leggeri professionisti. Io sono a prepararmi già in preparazione per il prossimo mondiale che si terrà il 18 di novembre a Los Angeles. L'europeo ancora deve uscire il calendario, si terrà a Zurigo, penso nei primi di novembre 2018.